Allora, io dopo le faccio una foto anch'io. No, quello che io volevo capire, se secondo lei, indipendentemente dalla legittimità o l'illegittimità di fare quest'opera, se questa storia giustifica il fatto della violenza delle forze dell'ordine, no, assolutamente. Del fatto che ci siano state delle persone arrestate perché hanno dimostrato legittimamente il proprio dissenso, se sono giustificabili i feriti che ci sono state fra di noi. Stato fuori valle fino alla prima. Quindi non ho seguito molto le cose, semplicemente dato che praticamente tutte le persone della valle che io stimo sono a favorire alla trama o al tavolo, come si vuole, dato che io ho un'opinione diversa e che ritenevo opportuno dirlo in modo civile, palese, cioè, sono venuto a dirlo. Ha fatto benissimo, vabbè, ma questo depone a favore suo e anche a favore del movimento Notav, certo, stesso, certo. Perché attraverso questa sua testimonianza dimostra che non è assolutamente vero che il movimento Notav è formato da persone violente, perché sennò probabilmente l'avrebbero già aggredito. Ma non solo, ma mi hanno detto l'accompagniamo, io ho detto no, perché non c'era motivo. Certo, ecco. E a maggior ragione però le dico, la situazione che si è venuta a creare e che di cui mi sta dicendo che non era neanche a conoscenza, no, perché sono a era conoscenza fuori esterno, ecco, esterna, insomma, non partecipata. La ritiene una situazione ragionevole in un paese democratico e civile? Dunque, io ritengo che come dire, gli animi si siano esacerbati al di là di ogni ragionevolezza. Io sono venuto qua anche perché speravo e spero adesso che la mia presenza qua migliori la situazione, cioè come mi hanno fatto parlare, perché prima mi ha fatto parlare. Io spero che appunto si veda che sono io, che lei è buona fede. Sì, ma anche loro penso, certo, certo. Anche tutti i miei amici, insomma, perché ripeto, ci sono molta gente, anche non soltanto del popolo, ma gente di cultura che, certo, posso farle ancora una domanda? Sì. Secondo lei è giusto ed è legittimo imporre una decisione che lei ritiene ingiusta sulla sua testa, imponendogliela con la forza, oppure no? Allora, perché la questione, sì, la questione della democrazia è fondamentale, perché, certo, dire che questa cosa viene chiesta dall'Europa o dire che serve, sì, è un motivo per giustificare l'imposizione con la forza di un qualche cosa che le persone non vogliono? Sì. Allora, la decisione è stata presa in modo democratico dai nostri parlamenti. Non da noi. Non dalla valle. Però anche qui si è fatto un referendum nella valle per vedere quanti sono favorevoli e quanti sono contrari. Io le ho chiesto un'altra cosa, se mi permette. Se a lei venissero a casa sua e le dicessero tu di qua te ne devi andare e ti massacro di botte se non obbedisci a quello che io ti ho detto perché l'abbiamo deciso da un'altra parte, lei accetta? Lo ritiene giusto e legittimo? Però non è stato fatto da parte delle varie ecco, per esempio, le faccio un esempio pratico. Io ho fatto un esempio pratico, sì, sì. Allora, non mi ha ancora risposto. Abbia pazienza. Allora dico no, protesterei. Ah, bravo, la ringrazio. Non ho ancora capito perché lei è sintato. Perché io so perché sono sintato. Lei non ha ancora capito perché lei è favorevole. Allora ho detto, lei ha riconosciuto che c'è l'ingegner Francesi. Io sono un operaio, ma vivo qui e quello che lei ha riconosciuto che c'è in quella montagna lo respiro io come il signor Claudio Cancelli, che lo conosco perché è un notav come me. Se il signor Cancelli, che ne capisce un po' di più di me, dice che è la più grossa truffa mai architettata al danno del popolo,
tendo a credere a quello, al di là del fatto che so quello che ha detto anche lei sul palco, che c'è l'uranio, che c'è uno spreco di denaro pubblico che non... Questo non l'ho detto io. Glielo dico io sono cassa integrato, mi mancavano 3 anni ad andare in pensione, mi hanno spostato il pensionamento, no, perché era cassa la frase che integrazione straordinaria. Adesso il signor Monti ha deciso che la cassa integrazione straordinaria non la vuole più pagare, probabilmente come decide per il TAV deciderà pure per la cassa. Allora, e poi vuole sprecarmi tutti questi miliardi in un'opera inutile, a parte lo spreco di denaro che c'è fino adesso solo a mantenere questo sta finito.